tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Spacciatore arrestato dai carabinieri di Urbino, minaccia ad un cliente per un debito mai pagato. Sono stabili le condizioni del 12enne precipitato dal tetto di un supermercato ad Ancona. 10.000 quintali di fieno in fiamme, super lavoro per i vigili del fuoco. Via Basilicata in stato di abbandono, protestano i residenti del quartiere Poderino di Fano. Giuseppe Ottaviani, premiato dal comune di Sant'Ippolito e a 103 anni, continua ancora a stupire. A Pergola la giornata del ringraziamento di Coldiretti, con il vescovo che ha benedetto i trattori e il nuovo anno. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Cominciamo con la cronaca. Uno spacciatore 28enne della Valle del Metauro è stato arrestato dai carabinieri di Urbino, minacciava pesantemente un cliente per farsi saldare un debito di droga. Sentiamo i dettagli nel servizio di Lino Balestra. I carabinieri della compagnia di Urbino domenica scorsa hanno arrestato per estorsione in flagranza di reato un giovane italiano 28enne residente nella Valle del Metauro, disoccupato e con precedenti per numerosi reati. L'operazione è partita dalla denuncia presentata la scorsa settimana da un altro ragazzo che, a partire dal mese di settembre, aveva acquistato dal giovane 28enne delle dosi di cocaina, senza però riuscire a pagare quanto illegalmente era stato pattuito. Di qui le intimidazioni e anche le minacce di morte nei suoi confronti e della propria famiglia che doveva saldare il debito, nonostante lo stesso poi avesse provato a dilazionare nel tempo il pagamento. Sul suo cellulare sono arrivati numerosissimi sms e anche conversazioni che l'uomo, terrorizzato dallo spacciatore, ha mostrato ai carabinieri della stazione di Pian di Mileto e Urbania quando ha deciso, sfinito, di denunciare tutto per paura anche di ritorsioni fisiche. I militari dell'arma si sono messi così sulle tracce dello spacciatore e dopo diversi appostamenti lo hanno bloccato dopo che questi aveva estorto del denaro contante al malcapitato. I carabinieri hanno anche perquisito l'abitazione del pregiudicato, all'interno della quale erano illegalmente detenuti proiettili di pistola, bilancini di precisione utilizzati per la pesatura dello stupefacente e un bastone nunchaku di tipo kung fu e un coltello a serramanico. Lo strozzino, una volta fermato, è stato portato nella casa circondariale di Pesaro e da questa mattina, dopo essere stato interrogato dal sostituto procuratore, la dottoressa Simonetta Catani, che aveva assunto il coordinamento delle attività di indagine, si trova agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il centro di questa operazione di polizia comunque è lo spaccio di sostanze stupefacenti, per il cui reato è stato ulteriormente indagato il pregiudicato arrestato. I carabinieri hanno ancora da definire i ruoli e le modalità di spaccio, stabilendo i canali anche di acquisto della droga che viene successivamente ceduta nell'area urbinate, servendosi di spacciatori al dettaglio. Quando questi non riescono a ottenere i soldi pattuiti, il meccanismo si inceppa e si avvia un percorso altrettanto illegale e pericoloso di recupero crediti, che porta il nome di estorsione però e che spesso si conclude con una fine violenta. Sono stabili, sostanzialmente invariate, le condizioni di salute del 12enne che è precipitato a terra cadendo dal soffitto di un centro commerciale ad Ancona, dopo che appunto questo soffitto in plexiglass aveva ceduto sotto il peso del giovane che si era messo a saltare sopra. Lo rende noto l'azienda Ospedali Riuniti di Ancona, dove il 12enne è ricoverato in rianimazione pediatrica nell'ospedale Salesi. Attualmente il paziente è in sala operatoria per un intervento ortopedico di stabilizzazione delle fratture agli arti e la prognosi resta riservata.
Squadre dei vigili del fuoco al lavoro dalle 4 di questa mattina per spegnere un grosso incendio che ha mandato in fumo 10.000 quintali di paglia in un'azienda agricola in località Ghilardino, vicino Fossombrone. Diecimila quintali di paglia sono stati divorati dalle fiamme a partire dalle prime ore del mattino di oggi nell'azienda agricola Fratelli Manocchi, a Isola di Fano, in località Ghilardino. Le due grosse cataste di balle suddivise in due blocchi da 5.000 quintali l'uno sono andati completamente distrutti, ma il rapido intervento della prima squadra dei vigili del fuoco di Fano, partita poco dopo le 4 con due mezzi, ha impedito che le fiamme aggredissero anche gli altri 10.000 quintali stoccati nelle vicinanze. Sulle cause che hanno innescato il rogo sono ancora in corso le indagini e tutte le piste vengono battute. I cumuli di paglia erano coperti un telone in plastica e si trovavano a cielo aperto. Ad Armanforte, ai colleghi fanesi, è intervenuta anche una squadra dal distaccamento di Cagli. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino al tardo pomeriggio inoltrato, dove è arrivata sul posto anche una squadra da Pesaro che ha dato il cambio alle due impegnate nelle operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme sin dalle prime ore del mattino. Il luogo del rogo, anche se le fiamme sono state domate, viene costantemente tenuto sotto controllo dai vigili del fuoco, anche per intervenire in caso di ripresa e di riavvio delle fiamme, secondo la prassi che si tiene in questi casi. Sul posto, fin dalle prime ore di oggi, anche una pattuglia dei carabinieri forestali ed una del nucleo radiomobile della stazione di Fossombrone, che ora stanno svolgendo le indagini del caso, analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Resta in carcere Simone Bonci, 46enne, geometra dell'ufficio manutenzione del comune di Ancona, arrestato il 7 novembre con l'accusa di corruzione nell'ambito di un'inchiesta della procura di Ancona su presunti appalti pilotati a vantaggio di un cartello di imprese o con costi dei lavori gonfiati. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame. E adesso invece torniamo a Fano, andiamo nel quartiere del Poderino, dove ci hanno chiamato alcuni residenti per protestare, per farci notare le situazioni di degrado in cui versa appunto una parte di questo quartiere. Le segnalazioni dei reporter di strada ci portano nel quartiere Poderino a Fano, dove i residenti lamentano il degrado che riversa parte di via Basilicata, nello specifico il manto stradale ammalorato da diverse buche presenti, comportando una limitazione di transito per disabili o carrozzine. Abbiamo spedito tre lettere al comune di Fano per farli intervenire, per vedere il piazzale dove stiamo noi, che è tutto ammalorato, tutto rotto, radici degli alberi che rompono i cordoli dell'aiuole, e ancora non ha fatto sapere nessuna risposta. Dunque quello che rivendicate nello specifico è appunto il manto stradale? Il manto stradale, sì, che sia rifatto di nuovo, cioè tagliare le radici degli alberi che danno fastidio, sistemare i cordoli e l'asfalto. Non soltanto strade, ma anche lo spartitraffico presente il cedimento dei cordoli in cemento, che da come ci dicono i residenti limitano il parcheggio delle vetture. Sentite trascurati? Molto trascurati, specialmente per i nostri colleghi, i nostri amici disabili e per le nostre persone anziane che deambulano col carrellino, ma soprattutto per i disabili, che quei poverini disabili qui sono completamente gli impedito di transitare in questo punto. E poi anche i bambini della scuola, adesso hanno fatto questo bel parcheggio. Qua bloccano via Piemonte perché se no non si transita più, i mezzi pubblici non transitano più, passano qua, parcheggiano qui, poi devono attraversare questo pezzettino di indecente strada, parcheggio, per andare a portare i figli alle nuti. Ma, e poi questo è il modo di risanare, con quattro palate d'asfalto. Questa era anche pazienza da solo di farlo. Altro problema che persiste da diverso tempo riguarda l'aspetto dell'illuminazione notturna, dove il parcheggio è privo di adeguati pali della luce. Altra segnalazione emersa invece riguarda l'incuria del verde. La manutenzione delle piante non va fatta solo via l'Italia come stanno facendo, bisogna farla anche qui. Qui non vengono mai queste piante qui, la potatura non l'hanno mai subita, mai. Sa cosa vuol dire mai?
Io quei rami che c'era qua, li ho dovuti segare e portare via un po' per volta, che non si riusciva a portarli via. Li ho segati proprio con la sega a mano, erano di dimensioni veramente pericolose. E adesso invece un altro segnalatore ci ha inviato queste fotografie, anzi sono diverse fotografie che riguardano il cimitero dell'Ulivo, sempre a Fano. Ebbene, ci scrive questo nostro segnalatore telespettatore che questo cancello che vedete nelle fotografie è un cancello secondario di questo cimitero, però è stato divelto ed è in questo stato ormai da diverso tempo e di fatto rende il cimitero accessibile a chiunque 24 ore al giorno perché è sempre aperto, quindi chi vuole può entrare e uscire senza problemi e quindi evidentemente insomma, si chiede di richiuderlo, di riposizionarlo e di mettere tutta la situazione alla normalità, di farla tornare alla normalità. E dalla Regione Marche sono stati stanziati, arriva la notizia, di 180.000 euro per le piste ciclabili nella zona Trave Poderino, che vanno a prolungare la pista ciclabile già esistente che va da Fenile fino al centro città. È stata approvata nei giorni scorsi la delibera che finanzia il 50% del progetto presentato dal Comune di Fano per un importo di lavori complessivo di 360.000 euro. Il progetto presentato dal Comune di Fano prevede diversi interventi nella zona Trave Poderino, alcuni nuovi e altri di riqualificazione, orientati a connettere percorsi ciclabili già esistenti al fine di garantire continuità del percorso ciclabile e la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. Soddisfazione è stata espressa da Renato Claudio Minardi a margine dell'approvazione del Consiglio regionale. Giuseppe Ottaviani, supercampione di atletica di 103 anni, continua a stupire e a ricevere premi. Grazie alle sue imprese sportive e agli innumerevoli record raggiunti a livello nazionale ed internazionale, ha saputo trasmettere un messaggio di tenacia e di speranza, divenendo così un esempio e un modello a cui ispirarsi per tutte le generazioni. E questa parte della motivazione di benemerenza civica, lo scalpellino d'oro, riconosciuta a Giuseppe Ottaviani, che il comune di Sant'Ippolito ha attribuito al suo concittadino. Ottaviani, 103 anni, conosciuto per le sue imprese sportive, la sua simpatia e la sua umanità, ha ottenuto un altro importante riconoscimento, quale massima espressione di considerazione della comunità. Mi sento emozionato. E mi sento in un'altra dimensione, è una parola che volevo ripetere perché è la vera. Noi siamo di un'altra dimensione. I giovani lo sanno finché cominciano a ragionare. Devono essere felici e ripetersi continuamente che si vogliono bene. Quando si incontrano ci vogliamo bene. Questo è l'augurio. Il riconoscimento sotto forma di pergamena è stato consegnato dalle mani del sindaco in occasione di un consiglio comunale aperto all'interno della palestra comunale. Votiamo anche l'immediata esecutività, favorevoli, contrari, astenuti, all'unanimità. Nominiamo come primo scalpellino d'oro Giuseppe Ottaviani. Abbiamo premiato Giuseppe Ottaviani, atleta di 103 anni che in questi anni ha battuto ogni record a livello mondiale e internazionale. Tante le autorità che hanno partecipato, dando un grande prestigio al nostro comune e al nostro territorio. Di questo siamo veramente orgogliosi, ma il merito di tutto questo è di Peppe Ottaviani, che è riuscito a tenere alto il nome del nostro comune, della nostra provincia e della nostra regione, alto e forte in Italia e nel mondo. Io credo nel Padre Eterno. E quindi nella vita eterna. Io credo che non finisce tutto qui. Qui la nostra storia comincia, ma poi continua nei cieli. E con lo Spirito
io spero di volare per l'universo e oltre. Sì, è vero, io vedo il bicchiere mezzo pieno e se è vuoto lo riempio, perché la vita è bella. E siate ottimisti, perché voi voletevi bene e il nostro paese sarà migliore e più bello. Viva Sant'Ippolito! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Meraviglioso. E adesso invece a Pergola, dove domenica scorsa si è tenuta la giornata del ringraziamento, un momento per rendere grazie del raccolto dei campi appena avvenuto e chiedere la benedizione per l'anno nuovo. Per noi l'ha seguito questa giornata, l'ha seguita Filippo Pucci. Grande festa davanti al Duomo di Pergola con gli stand e le bandiere gialle in occasione della 69esima giornata del ringraziamento. Questo momento, festeggiato da Coldiretti in tutta Italia dal 1951, è promosso dalla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, per rendere grazie del lavoro appena terminato nei campi e per chiedere la benedizione sulla futura nuova annata. Domenica scorsa più di 20 trattori, 400 intervenuti tra cittadini ed agricoltori, hanno partecipato prima al mercato di Campagna Amica con la vendita diretta dal campo alla tavola delle eccellenze agroalimentari del territorio provinciale e poi alla Santa Messa presieduta dal Vescovo Armando Trasarti insieme al parroco Don Filippo Fradelloni. Durante l'offertorio i contadini ed allevatori hanno apportato all'altare una ventina di cesti con prodotti tipici della terra e poi messi a disposizione dalla parrocchia per quelle persone più bisognose nel comune pergolese. Valorizzare il tema della campagna, della custodia della campagna, della tutela e soprattutto di quanti ci mettono testa, cuore e mani. Soprattutto superare il pregiudizio del contadino rozzo, il contadino che c'ha testa, che c'ha imprenditoria, che sa coordinarsi, sa anche collaborare per fare forza insieme. E poi terzo, richiamare un po' il tema della terra, la madre terra, mai scordarci che siamo figli della madre terra, e invitando anche a curare la responsabilità verso i prodotti buoni, i prodotti di qualità, per una vita sana e positiva. A conclusione della celebrazione eucaristica, il Vescovo ha poi benedetto tutti i mezzi agricoli che hanno sostato lungo il centro storico di Pergola fino all'ingresso del Duomo. È la fine dell'annata agraria, il ringraziamento per ciò che abbiamo ricevuto grazie al Signore, ma di fatto è anche un'annata di bilancio e anche di progetti per il futuro. È chiaro che è un momento difficile per l'agricoltura, ma un momento difficile economico per l'Italia, ma dove mettiamo tanti valori. E il valore che mette l'agricoltura è quello di fatto del presidio del territorio, delle tante aziende giovani che sono sul territorio in maniera innovativa, che si mettono in gioco per cercare di rilanciare il settore e di non abbandonare i piccoli borghi, le comunità, come senso di presidio per la manutenzione anche del terreno, del suolo e quindi per evitare anche dissesti idrogeologici. Sono tutti valori che dal punto di vista morale, oltre che imprenditoriale, rimettiamo al centro dell'attenzione pubblica in questa giornata. A Pesaro ha riaperto il cinema Astra e all'inaugurazione era presente il regista Pupi Avati. Dopo oltre 10 anni, il Cinema Astra di Pesaro apre di nuovo le porte. Il locale, conosciuto soprattutto negli anni 80 e 90, da cui sono passate non solo generazioni di spettatori, ma anche numerosi attori e registi, è stato rivalutato dalla nuova gestione di Fulvio Urbinelli, che ha deciso di accendere nuovamente il grande schermo, riconsegnando il cinema al centro storico. Ho fatto una scommessa e vediamo se la scommessa riesce. Anche abbiamo dato luce a un locale che era spento, con tutta la fiducia e la speranza che c'è sui pesaresi. Abbiamo dato una svolta a questa via che era un po' spenta
la via più principale che c'è a Pesaro, che va dal mare al centro. Urbinelli non sarà solo a gestire il nuovo cinema, in quanto si avvarrà della collaborazione di Cineclub Shining e di Massimiliano Giometti, imprenditore che ha dedicato la propria vita al cinema, che garantiranno le linee guida della programmazione della direzione artistica della sala. La soddisfazione più grande è veramente fare un tuffo nel passato con la riapertura di una sala storica di Pesaro. Noi, la nostra azienda ormai si è trasferita a Pesaro dall'88 con il Cinema Odeon, poi il Metropolis, la Multisala, quindi un passaggio importante, un ritorno al passato proiettato nel futuro. Prima proiezione a battesimo dell'Astra è stato il film di Pupi Avati. Questa sera è una serata un po' speciale, perché quando si riapre una sala cinematografica è come far rinascere e resuscitare un morto, un defunto, cioè con le chiusure precipitose delle sale, soprattutto monoschermo, che è avvenuta in Italia negli ultimi anni. Una fiducia nel fatto, convinzione che il cinema possa ancora esserci, ecco, mi sembra assolutamente magnifico. Quando il Natale si sposa con la solidarietà, il Natale diventa più bello, inevitabilmente. Un ristoratore di Fano ha così deciso di produrre, insieme ad un noto pasticcere, un panettone, il cui ricavato in parte andrà in beneficenza. Coniugare in un'unica operazione beneficenza e buon gusto è la combinazione ideale per vivere al meglio il periodo delle festività natalizie. Metterle insieme poi non è stato nemmeno così difficile. Mette allo stesso tavolo un ristoratore, un pasticcere di alto profilo ed una onlus, ed il gioco è belle fatto. Se poi la onlus finanzia anche un progetto di ricerca in campo biomedico che si effettua nella città di Fano, è la ciliegina sulla torta, anche se non è propriamente di torte che stiamo parlando, ma di panettoni artigianali di altissima qualità. Stefano Ceresani, blasonato e conosciutissimo pasticcere fanese, anche quest'anno in combutta con un altro Stefano, Mirisola nella fattispecie, titolare di un ristorante nella splendida piazza 20 settembre, ripropongono anche quest'anno il loro panettone ideale. Un chilogrammo di pura libidine dolciaria, la cui ricetta quest'anno è stata ulteriormente messa a punto, partendo dal caffè che viene servito nel locale a fine pasto, a base di anisetta Meletti e crema Chantilly. Aggiungendo l'anisetta Meletti abbiamo dovuto un pochettino modificare la ricetta, però tutto sommato è la farina di frumento, il burro, lo zucchero, i rossi d'uovo, il lievito madre, e tutto poi è impastato come tradizione vuole del panettone, che deve essere impastato 3 volte, la cottura viene fatta il 4° giorno, il 5° giorno ci si mette sopra la glassa di cioccolato bianco e scagliette per abbellirlo leggermente. Tante novità quest'anno. Sì, tante novità per questo panettone che l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo, nato da questo fidanzamento tra il ristorante ideale con il caffè del pasticcere, perché quando si parla di panettone a Fano c'è un'istituzione ed è quella di Stefano Ceresani, che ha giocato con questi ingredienti, equilibrarli in maniera giusta per riuscire ad ottenere questo prodotto di qualità davvero eccezionale. Abbiamo deciso di devolvere parte del ricavato appunto alla Fondazione Pirozzi. La onlus interessata dall'operazione, che gratifica oltre che il palato anche il cuore, è la Francesca Pirozzi, che con i proventi del libro racconto Il cibo ideale, oltre che trovare assonanza nel titolo tra libro e locale, trova anche assonanze solidali. Sono contento che sia, tra l'altro, legato anche a un momento particolare, perché a Natale diciamo siamo tutti più buoni, quindi penso che sia un buon modo per contribuire anche con questa piccola cosa del progetto di ricerca su Fano che stiamo finanziando. E a seguire, dopo il telegiornale, restate con noi perché abbiamo 2 speciali, uno più interessante dell'altro. Il primo riguarda l'ortopedia e la fisioterapia, in particolare si parlerà di onde d'urto. Il secondo invece riguarda l'inaugurazione dei mercatini a Monbaroccio. L'informazione finisce qui, torna però domani mattina in diretta alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.